Qualcuno di cui io e te ci fidiamo mi ha detto che dobbiamo lasciare quest'isola. Il prima possibile. È quello che hanno fatto gli abitanti precedenti. Hanno cercato una vera casa tra le stelle. Questi glifi sono indizi sulla nostra prossima destinazione, se riesco a decifrarli. I tentativi di abbinare i dettagli dei glifi ai movimenti degli oggetti astronomici si sono rivelati difficoltosi. I glifi sembrano predire l'arrivo di un'eclissi. Tutti i valori indicano che è impossibile. Tuttavia, il fatto che io sia qui viva, anche questo è impossibile. E se questi glifi sono davvero la voce inascoltata del passato, beh, allora devo ascoltarli. I detriti energetici del collasso del varco astrale hanno complicato le mie scansioni cosmiche. Ma rilevo qualcosa. Un segnale già visto in passato. Un segnale molto antico. Penso di riconoscerlo. Le analisi del segnale in ingresso continuano. Non è un fenomeno cosmico naturale. E viene verso di noi, intenzionalmente. È impossibile che le persone che hanno lasciato questo luogo ne sapessero qualcosa eoni fa. A meno che non sia già accaduto in passato. L'eclissi è la chiave. Deve esserlo. Sei l'ultima persona che contatterei per questa faccenda. Mi conosci troppo bene, tra l'altro. Sarai una seccatura. Ma sei l'unico di cui mi fido per gestire la cosa. Non avrei mai immaginato di dirlo, ma mi serve il tuo aiuto. Speriamo che la tua mira non sia migliorata. Non so come ho fatto da sopravvivere. Uno sconosciuto mi ha trovata tra i rottami del mio corazzato, nelle profondità dell'isola. Mi ha tenuto in vita con la sua tecnologia. Dice che appartiene a quelli che vivevano qui. Quando mi sarò ripresa, dovrò scoprire tutto su questa giungla e sui suoi abitanti. Mi serve un piano, una missione. Non esiterò, non mi arrenderò.